stiamo condividendo questo spazio, questo laboratorio, tutti gli effetti, che è anche un salotto con altri panificatori agricoli urbani. A noi piace definirci così, abbiamo i forni in città, ma lavoriamo con la campagna, perché il pane è un prodotto agricolo. Oggi io ho fatto il pane di segale, quindi un pane agricolo, perché la farina di segale l'ho coltivata a Milano, nel parco di Chiaravalle. Questo forno tagliavini elettrico lo uso in laboratorio tutti i giorni, quindi lo conosco e gioco in casa. Per fare questo pane di segale l'ho alzato a 250 gradi, poi ho infornato, l'ho passato a 220 gradi per avere una cottura in caduta, come un forno a legna. Inoltre posso regolare poi durante la cottura cielo, suolo e potenza per avere una cottura sartoriale.